Non si placa l'ira degli esercenti per il caro energia. Da Napoli è partita una protesta proposta da Confcommercio: esporre in vetrina le salatissime bollette. L'appello è alle istituzioni affinché intervengano al più presto. È una tragedia. Ci auguriamo che lo Stato prenda provvedimenti, se no saranno problemi enormi. Ce la vediamo un poco brutta, la verità, molto molto brutta. Siamo un poco dispiaciuti di quello che sta succedendo, sperando che dopo 40 anni non dobbiamo chiudere, 40 anni che sto qua, sperando tanto che non dobbiamo chiudere. Arrivava l'anno scorso intorno ai 1.200-1.300 mensile, quest'anno siamo a 2.200 mensili. Purtroppo, come sempre, siamo abbandonati, siamo stati sempre abbandonati, noi commercianti. Come sono queste bollette? Salate, salatissime, tre volte tanto. Diciamo che una bolletta di 900, 1000 euro è arrivata a 2700 euro, eccola qua, vedi? Sì, è vero, la guerra, questo, quest'altro, però stanno marciando, secondo me, assai, non poco. L'energia è quasi triplicata rispetto alle precedenti bollette. È difficile andare avanti, l'appello a chi è? A chi dovrebbe curare gli interessi della popolazione, perché loro fanno parte della popolazione quando stanno qua, quando vanno a Roma non fanno parte della popolazione, diventano un popolo a parte.